Sa sa sa, prova prova prova. Ci siamo?
E buonasera! Oddio, abbiamo la musica un po' altina, ragazzi, la abbasso subito, tranquilli. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Buonasera, buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Sono da solo, ma solo per qualche secondo, perché sento il citofono, ragazzi. Chi è? Ciao, Puccio! Buongiorno! Mi fai salire? No, ti manca la tuta intriacetato, vedo. Madonna. Manca un pezzetto. Che questa gag la capiscano solo chi ha tipo la nostra età. Basta. Penso di sì. Ma giusto per verificarlo, abbiamo la nostra quota giovane del team di Radio Comandati, esatto, da tirare subito dentro, no? Vediamo se dobbiamo aggiungere qualche pezzetto per essere capiti. Buonasera. Eccolo! Ciao, oh! Axel! Oh! Ciao bello. Come stai? Bene. Ma tu te lo ricordi mai dire gol? Sai che mi sa che ero troppo piccolo. Ecco, vedi. Ok, quindi abbiamo capito che la soglia è Axel. Esatto. Quindi io, te e Axel non arriviamo mai a dire gol. Ok, va bene. Praticamente c'era questo momento comico in cui un tizio faceva finta di citofonare e ci è sempre fatto molto molto ridere, perché è un momento molto divertente del programma. Ma qui in chat vedo che viene chiamata la McFrame. Non è il Gran Visir, ma tutti lo conoscete. Il caro Nico! Ciao Nico! Ciao ragazzi! Buonasera! In esclusiva per noi, sappiamo insomma che è complicato per i tuoi orari di lavoro poter partecipare a una live, quindi siamo onorati di averti qua con noi e ti ringraziamo per la disponibilità, come sempre. Grazie, poi ragazzi, finisce e si riparte il cazzeggio, te lo dico. Ma ovvio, però mi fa sempre piacere quando posso raggiungervi, anche se devo fare mia colpa, non ho visto proprio tutti i video da quando ho iniziato a lavorare. Te la abboneremo perché sappiamo che ora ti svegli al mattino, dai, solo per quello. Ma ve l'ho detto, ragazzi, che quest'estate starò giù un paio di settimane a Roma, per cui così... Io so che c'è un hotel che si chiama Hotel Cristiano, tipo. Hotel Cristiano, non lo so, possiamo chiederlo a Cri! Guarda che stiamo facendo gli intro della Madonna oggi, ma cosa sta roba? Meno male che ho detto che ero morto. Cioè... Dopo tutte queste cose serie, uno che sparava un paio di cazzate ci voleva, e quindi quando verrai a Roma c'è chi te le spara, vedi? Tanta roba. Buonasera Cri, come stai? Bene, un abbraccio grande a tutti. Bellissimo, molto molto bene. Lo vuoi il palloncino? Grande Umarel, l'hanno capito subito. No, vabbè raga, sapete che abbiamo in chat il ragazzo che ci ha riconosciuto a Cernobbio, webcam Skull 78, è il ragazzo che mentre eravamo a pranzo sul lago di Como si è girato e fa: ma voi siete quelli delle Mini 4 VD? E noi ci è cascata la mascella tutti e ma davvero? Bello però! Oh. È stato molto bello, molto bello. Grande, grande. Come ti chiami? Che non te l'ho chiesto. Purtroppo eravamo un po' di fretta e un po' storditi dal sole, ma dici come ci chiami? Come ti chiami, Webcam Skull? E tra l'altro grazie per averci regalato quel bellissimo momento domenica, perché eravamo distrutti, demoliti, stanchi sotto il sole, per cui Max, ok, si chiama Max, buona, bella, grazie. Bella Max, benvenuto, so che tra l'altro ci segui da un po' perché il Nick l'ho visto spesso, visto anche che commenti, mi fa molto piacere, e il buon Felix, abbiamo anche il buon Felix, ciao, birra sempre, parlando di birra, c'è qualcuno nella nostra community che so che ha determinate capacità, che ancora devo verificare, ma sul nostro canale Telegram millanta di un certo livello, no? Sì. Possiamo anche chiederglielo, no? È il buon pelo RC! No, ecco qui! Col cappello. Bellissimo questo che mi è piaciuto molto. Ciao pelo! Ciao a tutti, ciao! Come stai? Tutto bene, mi sto facendo venire una cervicale con il ventilatore. Beh, ecco, posso. A caldo? Che io salgo su intanto. Sì, ti apro, aspetta. Vai, sali pure. Vediamo se torna perlomeno a colori, ragazzi. Ah, proprio va via la cam, così, Bellissimo. Vediamo cosa dice la nostra chat. Birra, buonasera. Ave Cesare, grande Tony.
dalla Sardegna con furore. Due birre passa anche la cervicale, si ricordano. Sempre e comunque, raga, anche la cervicale. Come state, gente? Raccontatemi un po'. È un po' che non ci vediamo in cam, non ci si ritrova un po' con tutta questa bella gente. Dai, raccontatemi un po' cosa state combinando. Pelo. Io sono in fase di rodaggio MacDash. Mini, quindi. Qua non si vede... Non si vede intorno al tavolo, ma tipo sono sul tavolo da lavoro, c'è un sacco, c'è così, questo è il petrolio per fare i rodaggi, la macchina, c'ho due macchine qua, la rally che ho appena finito di montare. E su quella avremo qualche domandina, che so che hai fatto una cosa un po' particolare tu. Ho troppe, dopo ne parliamo, ho troppa roba al fuoco, adesso iniziano anche... C'ho un po' di gare che arrivano e sto facendo troppe categorie. Puggio, metti via quell'arnese. Puggio, è un microfono gonfiabile, ragazzi. Non vi non iniziamo. Io ho una domanda, Puggio, posso? Vai. Come mai il microfono finto l'hai preso così morbido? Allora, in realtà questo arriva da un concerto di Giancane che ci ha lanciato, cioè il batterista in un rap ha cominciato a tirare gonfiabili sulla folla, tra cui un microfono. E tu hai preso proprio il microfono. Poteva andare peggio, I tempi di carestia. Ogni microfono fa la galleria sapere... perché la fa. Lo fa concerto. Che altro ha tirato, guarda. Magari bellissimo. Benvenuto anche a Davide Zuddas che oggi mi ha scritto, benvenuto in community. Anche io devo rodare un MacDash, puoi dirmi come lo fai tu? Allora, noi in realtà ne abbiamo parlato a più riprese, secondo me, no? di questo discorso. Avevamo fatto anche una live con Chris, se non ricordo male, in cui avevamo proprio fatto vedere come fare. Probabilmente se guardi nella sezione dal vivo sul canale dovrebbe esserci un video mentre diciamo lo vediamo e ne parliamo. Sostanzialmente si tratta di intanto collegare il motore, dipende poi dalla tipologia di motore, farlo girare in un liquido come può essere il petrolio bianco per pulirlo dalle impurità, ma sulla base anche del motore in alcune casistiche si può fare anche a secco, giusto raga? Non sto dicendo cazzate, correggetemi. Allora, se sbaglio gli do già un metodo. Allora guarda, vai. Mandalo a 0,8 per 5 minuti, pausa, 1 volt per altri 5 minuti, pausa, poi 1,2 e poi lo comincia a immergere, quindi parti dal secco e poi lo, al contrario degli hyper che vanno proprio giù, il Mac lo sciacqui proprio, lo tiri fuori e poi gli dai tanta pista. Stop al telefono. Lo stop però al telefono mi piace sempre. Io voglio ricordare una cosa, l'uomo più bello del mondo che tutti ricordiamo chi sia, che speriamo sia qui tra noi. Lui ha chiesto al sommo se avanzava della bile per rodare i motori. Io però i secchi. Vabbè, però tu dici i trucchi. È uno spreco. Cioè... Vabbè, lì bisogna vedere un po' se la trovi anche, perché è localizzata in alcuni punti, quindi geograficamente. Lì da loro mi sa che non c'è. No, da loro secondo me no, farebbe meno fatica con il petrolio bianco probabilmente. Grazie Axel intanto per aver posto. Eccolo, come non giudicare quest'uomo come l'uomo più bello del mondo, incredibile. E il modo con cui si è presentato, grande Mr. Bull, gli mandiamo un abbraccio enorme. Mitico. Il petrolio per fare la birra, dire la verità, no, anche se insomma, per fare la birra non esageriamo. Se la bevi, un modo per andare all'ospedale. Un bel modo di andare all'ospedale, sì. Allora, raga, io so che ieri sera i miei soci, qui Puggio e Axel, hanno iniziato a lavorare su una categoria nuova per il buon Puggio. Sì. Che dall'anno prossimo... Dammi passi quel libricino lì. È il libricino del male. Che senso? Adesso ti mostriamo Death quando note. Siamo problematici messi in due. Cioè, quando ci uniamo diventiamo problematici. Quello. Cosa vi siete scritti? Ci siamo scritti tutti.
tutti i codici e tutte le quantità divise per anteriore, telaio, posteriore, e bravi, tutto per fare una open, cioè per fare la nostra, la mia open, e l'ho fatta tutta raga, memoria. È bellissima sta roba, bravi, bravi. C'è del libro in quell'autismo. E noi non vi faremo mai leggere. Oh, è compatibile, un mister conservatico, incredibile, grande Andre, bellissimo lui. Non vi faremo mai leggere quello che c'è scritto, ma non perché sono segreti, perché ci sono le descrizioni veramente più ridicole della storia, tipo pezzo davanti, super avante, ma quello tondo. Prende l'idea. Prende un sacco di d'accordo, io che pezzo è, cioè. E poi alla fine di ogni pagina c'è viti, per viti, ricordarci viti, che magari dobbiamo attaccare delle viti, perché l'autismo è oltre per noi. La sputazza ancora non si può usare da quel punto di vista lì, quindi le viti ci vogliono. Neanche direi... il cane me fa tutte ste feste. Tu non lo sai, ma qualcuno sta scodinzolando anche. Assolutamente. Perché sempre e comunque. Come si diceva prima, no, Cri? Sì, sì. Metà della serata è stato... No, io non ero ancora a entrato, breve, non voglio sapere. A breve sul canale elicotteri telecomandati. Ecco, ecco. Comunque, sapere che metà della serata è stata... piangere, perché ogni volta che c'è un codice guardava quanto costano e io non voglio fare più conteggi, io ho deciso che chiuderò gli occhi, comprerò la roba, chiuderò gli occhi, anzi darò ad Axel il link e fa lui l'ordine. Poi non guardo neanche il conto in banca, niente, non, io non voglio sapere niente. Ma non ci guardare per qualche mese. Eh? Hai il portafoglio a fisarmonica? Se no non puoi fare quello che dici, eh? Eh no, io... cioè fa i... E poi basta, fine. E sono due farfalle. Esatto. Che guarda, diventano due viti. Se fa solo I, va un po' con un po' di VMD 52. Poi vedi che non lo fa più. Vai tranquillo. Rodiamo il portafoglio così. Roda il portafoglio, perché no? A immersione. Esatto, esatto. Sì, la sì, seconda sì, parte della serata è stato... No! No! Autismo parte 2. No, vabbè, ma le avete trovate quelle o non le avete disegnate, raga? No, non l'ho disegnate. Allora, ah, stampato poi. Bravo. Ma, no, no, perché sennò, no, cioè, che mano incredibile avevate, scusa. Ma anche perché ho trovato, praticamente a disegnare quello che mi serviva, messo la macchina. Guarda il login. È uguale, no? Cioè, salutiamo Dindo Decals che dovrà decifrare tutta questa roba. Allora, a Dindo le abbiamo mandato, ma tipo alle 11. Così il sito, ok, abbiamo le idee, le mandiamo, ci ha risposto, ok, ci lavoro, e io dicevo, mi dispiace di... È un santo, quell'uomo lì è un santo, cioè veramente... Prima o poi mi picchia. E è il migliore. Dindo... Boh, aspetta che la mettiamo tutto schermo, facciamola vedere bene. Guardala che bella. È fantastica. Cioè, Buccio, sei riuscito in un'impresa che ha dell'incredibile, perché no, questa no, carrozza era brutta. Non è era una brutta. Subaru. Eh? Non è una Subaru, non è un'impresa. Bannatelo. Boh, ecco. Basta. Allora ragazzi, devo annunciare che i radiocomandati si restringono. Si aprono quote societarie. Si aprono quote mamma societarie. Cara, ragazzi, non si sono sentite che rotolavano, no? Mamma mia. Aspetta. Mamma zitti tutti, zitti tutti. Sì, raga, qua veramente quando si fa il baretto finisce così, eh. Comunque Puccio, quella macchina lì è strafiga. Aspetta, facciamola rivedere, dai. Ecco, dai. È quasi un peccato usarla, eh. Sì. Ma sai che gli adesivi comunque che fa Dindo, che sono di qualità? Sì, lo so. Cioè, secondo me reggono anche comunque a... No, no, ma sicuramente reggono, però... Poi questa è la drift, cioè, figurati. È proprio un peccato, cioè, è troppo figo. Cioè, io la metterei solo in vetrina, capito? Ne prenderei bellissimo un'altra e la farei diversa per cosa. Guarda, cioè, dovevi fare come con le banane, ne fai due... Puggio, no. Dovevi fare come con le banane, ne fai due così una la usi, capito? Una la mangi.
No, ma adesso... battuta del trio Medusa di Radio DJ, vabbè, la basta. Non è venuta benissimo, ma va bene. Ale, ma siamo sempre qui. Secondo te c'ha il microfono da fare lui, scusa, eh. Ma a proposito, bello il concerto di Giancane? Molto molto bello, mi è piaciuto. Ah, io lo adoro. Poi lui apprezzo tantissimo tutte le colonne sonore della roba di Zero Calcare che sta facendo. Quindi... Tra l'altro Giancane è Cristiano ma con una chitarra. Beh, vabbè, cioè, adesso non è che senti parlare in romano e sono tutti cristiano. Ma no, era anche vestito uguale, col capello. Cioè, tanto se non sbaglio... Cri stasera sta facendo il cosplay di Giancane, capito? Sì. Parlando di cosplay, raga, parlando di cosplay, domenica siamo stati alla prima fiera, dove siamo, tra virgolette, abbiamo presenziato come radiocomandati in modalità ristretta, perché c'eravamo io, Axel e Mirko, e Puggio no, però diciamo avevamo pensato di produrre un cartonato, Puggio, e portarcelo dietro, tipo a zaino, così quando mi giravo di spalle c'eri tu, ma allora, ci lavoriamo. Io voto per comprare un cartonato di Cristiano Ronaldo e spacciarlo per me. Anche, forse è più facile che farne uno appositamente da una foto, forse quello lo trovi già fatto. CR Puggio. So come iscrivermi l'anno prossimo. CR Puggio. È geniale, bellissima sta roba, bellissima. È stato molto figo, è stato molto interessante, non solo perché l'abbiamo vissuta non solo da, come dire, da visitatori, ma anche da creator. Abbiamo fatto un videino che uscirà nei prossimi giorni. Bella, uscire il video subito. Mirko, se stai guardando, qua stanno reclamando il video, eh. Un video a settimana, come il content è già uscito, eh. È già uscito un video a settimana. Come due. Sostenete il canale, raga, condividete i video, condividete, vai che ci arriviamo a farne due. Iscrivetevi, perché se non vi iscrivete vi viene la bile, cazzo. Bravo. Col secchietto di latta anche. E non vi iscrivete, vi mettiamo nel garage de Puggio, eh. Dico prima. E attenti che è un microfono. Io non ho paura di usarlo. Poi, io volevo dire una cosa mezza seria e mezza no. Ho paura adesso, col mezza seria. No, mezza seria volevo ringraziare te, Ale, Puggio, Axel, i radiocomandati nel loro organico intero, per aver spezzato una lancia a mio favore. Ma sai che ho fatto arti marziali una vita io, quindi... Sì, lo so, però preferivo vabbè, niente. No, perché vi siete, tra virgolette, esposti per me per quanto riguarda il libro, quindi è doveroso dirvi grazie. È il minimo, cioè... Vabbè, nel sì, senso... no, però aspetta, non è così scontato, perché io non sono un radiocomandato, io sono una parte. Però vabbè, siamo amici, ok, però non è... Allora, non momento è serio, raga, momento serio. Non abbiamo neanche dovuto pensarci, nel senso che quello che tu hai fatto, e tra l'altro lo ricordiamo, The Collector's Book, lo troviamo su Amazon, è fare qualcosa per tutti gli appassionati di Mini 4VD, per tutti i collezionisti, per tutti quelli che... diciamo come noi si sono avvicinati a questo mondo. Allora, chi che se ne dica, secondo me gli unici che sbagliano sono quelli che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e parlano e basta. Quindi fare bene o male è comunque di più di non fare. Poi, oltre a questo, quello che hai fatto è qualcosa che comunque abbiamo visto, abbiamo letto, abbiamo approfondito, ci è piaciuto, e lascia perdere il discorso amicizia. Quindi, nel senso, l'avremmo fatto tra virgolette molto volentieri per un prodotto di questo tipo, ne va a giovamento di tutti, quindi anzi grazie a te per esserti sbattuto nel farlo, quindi. Ma ragazzi, io l'ho fatto con estremo piacere, perché so che era una cosa che mancava e sto vedendo che sta venendo apprezzato molto, quindi no, però quello che ci tengo a dire è che non è stata una cosa, cioè io non sapevo niente, io quella sera dormivo, quindi non è che... No, davvero, perché con gli orari che faccio, che voi sapete, io devo andare per forza a letto presto, perché sennò certo. Con sta ceppa che mi alzo. Quindi
io non sapevo niente, l'ho scoperto la mattina dopo, perché la mattina nelle mie ore di viaggio mi guardo i video. Comunque, detto ciò, guardatemi bene nelle palle degli occhi, iscrivetevi al canale, perché questi ragazzi meritano, diffidate delle imitazioni. Chiudo io, tacci vostra. Completamente. Ma ci sta sempre bene, Cri, ci sta sempre bene. Intanto vi ho acceso anche le lucine che si muovono dietro, guarda che rubine. Manco fosse il 25 dicembre. Sì, no, io vado fuori di testa queste cose delle lucette, lasciamo perdere. Cioè, comunque, finiremo a mettere i LED strobo sotto le RC e sotto le mini 4 UD. Appunto, l'ha già fatto Axel. Ci tengo a ribadire, veramente diffidate delle imitazioni, perché la community più grossa del modellismo dinamico è questa. Punto. Stasera, poi se qualcuno c'ha voglia di rompere tibie stasera, che faccia? Stasera ci fa emozionare, Nico, dai, facciamo il possibile, raga, noi siamo qua. Se qualcuno ha voglia di contribuire per la community, per tutti gli appassionati del modellismo dinamico, metterci la faccia, come si suol dire, noi siamo sempre aperti a tutti. L'importante è metterci la faccia, per quanto mi riguarda. Poi non è un discorso di esperienza o non esperienza, essere in questo mondo da mille anni, non da mille anni, ma avere voglia di condividere e fare bene, secondo me quello è veramente l'importante. Tutto lì. Comunque Nico non ha neanche tutti i torti, cioè voglio dire, il livello di community moderna. Cascato Axel. Io è andato giù dalla serie. La community nel modo moderno, ovvero come lo facciamo con le live, con Twitch, con YouTube, non c'è. Una volta c'erano le community dei forum, ma adesso i forum sono morti. Esatto. Ci sono i gruppi di Facebook, ma i gruppi di Facebook sono incredibilmente dispersivi. Una community come questa, cioè io vi dico, sono nel modellismo da parecchio tempo, effettivamente non ce n'erano. È l'unica, altrimenti ci sarei iscritto alle altre, ma questa è un grosso buco effettivamente, dalla morte dei forum alla nascita dei Telegram, cioè in realtà più Telegram che WhatsApp, perché WhatsApp sì, WhatsApp poco come messaggistica, sì, Telegram sì. Effettivamente funge come forum quasi. C'è stato un buco, cioè anch'io mi ricordo che quando facevo modellismo, ma anche per qualsiasi altra cosa, c'erano i forum, poi non c'è stato più niente. I gruppi Facebook, e poi si è tornati. Poi vabbè, America e altri, come mi dicono dalla regia, c'era Tumblr. Sì. Però Tumblr lo usavi per altre cose. Sì, e poi quando le hanno tolte Tumblr è morto. Esatto. Esatto. Ma poi tra l'altro direi che affrontare l'argomento in maniera così trasversale, quindi passare dall'RC alle mini 4WD alle mini Z, è sicuramente... Gli elicotteri radiocomandati soprattutto. Gli elicotteri a breve, a pale grosse che ruotano. Pale, con una L sola. Pale. No, le pale girano, che girano, ma girano altrove, non girano... No. Diciamo che la trasversalità che è stata data all'argomento e che poi contagia, no? Perché poi parlare di tutta questa roba, eccolo lì che chi faceva mini magari si approccia alle mini Z o all'RC e viceversa, no? Quindi è sicuramente interessante. Magari una cosa che non avevi mai immaginato di mettere per le mani, che non è un elicottero, e allora a quel punto la telecomandi. Però, se ci fate caso, in live siamo, non dico quasi, ma c'è un esponente per ogni mondo comunque che abbiamo. Sì. Allora, tralasciando il fatto che molti di noi sono appassionati di più mondi, no? Ma comunque bene o male c'è sempre un esponente, qualcuno che porta la bandiera per qualcosa, no? Sì. Da, non so, mi viene in mente Fabio col drift, collezionisti, Nico, matti che fanno robe di speed di categorie che non comprenderò mai, con Mach Dash che vanno alla velocità della luce, c'è Cree, chi se fa un fottio di gare di RC come Pelo, cioè veramente ci abbiamo, chi suona abbiamo i citofoni come Puggio. Ci sei Axel? Chi gli casca la connessione come Axel?
No, adesso saltato? Ci si vede meglio. Non sei più meglio, nel 2002. Meglio. Sì. Meglio. Sì, sì, vero. Sì, non c'è il... Tu, raga, Ale, io... tu lo sai che sei partito da sopra, stai facendo il giro? Sì, sì, sì. Sì, quando arriva alla fine gli diamo il tempo. Sì, vediamo quanto ha fatto. Guarda, raga, io sto attorno alla casella precedente, quindi se ti fai scalare un altro... Ma raga, giusto per tirare dentro... Io ho... Certo. Ho anche il cronometro io, vediamo quanto ci metto a fare il giro? Aspetta, fermi tutti. Pelo, alza un attimo quel cronometro lì. Tiralo su. Ditemi del se, McDonald's? Dato che noi sì. Siamo giovani, beh, è meraviglioso. Ditemi se Tamagotchi. Al Jimmy Ridimmi. Oddio, ah, cosa è venuto fuori? Il Jimmy Ridimmi. Madonna, questa l'hanno capita in 5. Adesso lo raccontiamo, però raga, stasera, dato che veramente è bar del modellista tutto spiano, si parla di collezionismo e quant'altro, ho tirato dentro anche uno dei miei amici più stretti, lo conoscono praticamente tutti, è stato con noi domenica perché anche, diciamo, come possiamo definirlo, la testa di punta del network di cui facciamo parte. La testa di Puggio. La testa di minchia. No, cioè... No, non ho detto niente. Comunque, Zeppo Redbird. Ciao, ragazzi. Zeppo, benvenuto. Ciao, come stai? Hai una maglietta fighissima. Falla vedere, che bella. Ma io dicevo, qualche sera fa, chiedevo se c'era la mini, la 4VD di Batman. Nico, vai! Vai, Nico, arrivo, vai, fai vedere. Se la sto, lui è l'uomo a cui chiedere. Ce l'ha? È certo che ce l'ha. Ma scherziamo, di Batman. Vai, Nico, ti metto full screen. E ti dirò, è una delle più rare che c'è. Sì? Davvero? Sì, perché allora io sono l'unico in Italia ad averla, non ce l'ha neanche Lodigiani, e quindi rosica tantissimo. Ciao Ste, ciao Ste. Grande Ste. In Europa ce ne sono solo due. In Europa ce ne sono solo due, l'altra è in Inghilterra. Che va. Madonna. Che poi, man, hai visto qual è? Cioè, troppo bella. È troppo bello. Guarda, te la faccio vedere anche aperta, guarda. Ma è bellissima. Così ci rendiamo conto che è una mini 4VD. Ma è ufficiale originale, tra l'altro? Cioè sì, c'era stata una collaborazione. Con licenza. Bellissimo. Wow. Però non Tanta è Tamiya. Roba. Ah, ok. È quindi... Aoshima, che okay. È comunque una marca buonissima. Se devo dire la verità, è migliore di Tamiya. Qualitativamente parlando è superiore. Però sì, è una mini 4, perché ne hanno fatte due in realtà. Questa è la 1.24, che ha la stessa identica scatola, cambiano delle cose qua sui bordi, però è fatta così. Ma è una 1.24 motorizzata con gli ingranaggi e i motorini delle mini 4D, un po' come l'F1 della Tamiya. Sì. No? Ecco. Sì. La stessa questione, stesso discorso, come le mini F1 potevano girare in pista perché tanto ci passavano dentro, così anche la 1.24 poteva essere utilizzata come mini 4VD, ma la 1.32 è questa qui. Questa è la mini 4VD. Esatto. Stefano aveva l'altra, tra l'altro. Questa non l'ha mai avuta. Ma valore all'incirca, se vogliamo dare un valore a quest'auto, il valore l'hai solo tu, cioè nel senso, ricordiamoci che allora, il pezzo è unico qua in Italia. Qualcuno c'ha il libro sotto braccio? Io arrivo. Che è, se vuoi ti dico dov'è. È l'ultima. Sai a cosa è di fianco, Nico? Sai dove l'ho messo io? Di fianco a Guida Galattica per autostoppisti. Ah, no, porco. Vabbè, mi stavo aspettando, l'ho messa di fianco alla carta igienica. No! Vai Puggio, fai vedere. Allora, andiamo a cercare. È l'ultima, Puggio, vai in fondo. Ti devo mettere la musichetta da bagno giapponese sotto. Quella di Evangelion, quindi mi sono un attimo fermato. Ecco, che bomba. Il valore quant'è, Puggio? Valore del 3,50. Modello circa 3,50. Caspita.
una bella cifretta, eh? Sì. Sì. Circa. Io metto sempre circa perché va in base alle condizioni, certo. Ci sono tutta una serie di cose. Diciamo che quello è il prezzo medio, il valore medio. Ma quelle erano state commercializzate in Europa oppure no? No, perché no. Allora, a Oshima le Mini 4WD non le ha mai esportate. Quindi, perché allora adesso vi dico delle cose. Oltre a questa bellissima Batmobile, Mini 4WD dalla Oshima hanno fatto Supercar, la DeLorean dell'1, il 2, il 3. No. Ma non le hai quelle? No, quelle ce l'ha Stefano. Ah sì? Se ci stai seguendo, manda foto sul Telegram. La rivincitabilo di già. Non so quante ne abbia, una sicuro so che ce le ha. Mezz'oretta che tira giù le scatole, le cose, un attimino, la tira fuori e poi ci manda foto. So che hanno fatto anche Supercar, però non l'ho mai vista, onestamente. Danno, mi è stata fa venire una sete, mannaggia a voi. Sì, ho fatto. No, niente, tranquillo. Io ho finito, so di che stai parlando. Fatto una cacciata perché sono senza ventilatore, qui sto praticamente, sono luce. Fornetto. Suda anche fornetto. Batman e la Batmobile. Ah, ragazzi, io ho pensato di tirare dentro lo Zeppo, a parte che per... diciamo che dal punto di vista del collezionismo, ecco, anche lui è una persona che... assolutamente da dire, soprattutto in quello che vedete là dietro di lui sul mondo dei Funko Pop, che è un altro ambito in cui anch'io colleziono parecchio, ma soprattutto perché volevamo anche un po' a nome dei Radio Comandati ringraziare te e Matte per domenica, perché comunque è stata la prima esperienza che questo canale ha fatto all'interno di un evento pubblico, ed è stato molto bello, ci ha regalato insomma dei bellissimi momenti che vedrete nel video che uscirà quando Mirko lo monterà. Tan tan. Passo e chiudo. Mirko, muove. Dai, Mirke, su. Piccolo spoiler, Mamma mia. Ma l'hai lavata almeno? Come? Ce l'avevi domenica, l'hai lavata almeno? Certo. Mercoledì, insomma, stava in piedi da sola, Beh. L'ho lavata appena arrivato a casa perché la volevo mettere stasera, mercoledì. Sì. Giuro. Cioè... Guarda, io cosa ho messo invece. È molto bella, anche la Akira, tua. Sì. È tanta molto, roba. Molto bella anche la tua. Tanta roba, bellissima. Grazie a voi, spero che questi eventi saranno sempre di più. E con la vostra presenza, con la presenza degli appassionati, a volte non solo di radiocomandate, non solo di modellisti anche, ma anche appassionati di nerd, anche appassionati di comics, appassionati di cosplay, sono tutti mondi secondo me poi che si uniscono, no? Quindi la vostra passione assolutamente io credo che sia fantastica e la portate secondo me benissimo nel mondo del tubo, ma non solo. E quindi insomma mi fa assolutamente piacere se diamo modo di scoprire questo mondo un po' a tutti quanti, quindi non solo comunque delle Mini 4WD chiaramente, ma tutto quello che sta intorno, no? A tutto il modellismo. Io prima dicevo sono innamorato degli elicotteri, ma perché? Perché effettivamente la mia prima passione erano gli elicotteri a motore, quindi i modelli sono... però vi dico, è chiaro, passione, ero un bambino, quindi immaginatevi questo bambino che vede questa cosa incredibile e bellissima che prende il volo facendo un ciocco assurdo. Poi è chiaro che le passioni sono cambiate, anche io ero passato alle Mini 4WD, quindi anch'io. Ah, pensavo alla patata, cioè no, niente. No, quella arriva anche lei, ma... quello diciamo è una cosa che quindi, accomuna tanti. Recupero un pochino la chat, raga, perché li abbiamo tralasciati. Ti recupera anche Puggio, guarda. Puggio, che è successo? Io volevo fargli una domanda, Puggio, è andato. Ma secondo me sta lavorando sul green screen, so che quando mette degli effetti gli stacca la cam. Quindi sì. Probabilmente quando comparirà salterà fuori, non so, Io sento Caccamo, rotori che girano. I rotori che girano, ecco, esatto. Sta scaldando i rotori. La Batmobile è interessante, sì, tanta roba, Max. Umarella è andato subito a vedere sul libro, perché ha scritto proprio il valore preciso. Se c'è la supercar non puoi usarla, se è la versione con la trasformazione ultraveloce non puoi... no, beh, ma...
Diciamo che sono pezzi da collezionismo, no, Nico? Cioè, sarebbe quasi da bestemmia. Cioè, sì, dai, no? Alla fine. Quindi, non so cosa ne pensate voi. Se la monti, il valore si abbassa drasticamente. Esatto. Sì. E io vorrei... No, dai. Dai, sì. Dillo, Puggio. Fai vedere cosa hai montato, dai. Dai, ti do un pugno. No. Guardalo, che bella. Aspetta, aspetta, aspetta. Falla vedere. Vergogna. Ma l'hai montata adesso o all'epoca? No, l'ho montata adesso. Ma sei scemo? Io l'ho sempre voluta. Cioè, da quando esiste, l'ho cercata montata. A un certo punto l'ho comprata a uno e ho detto, sappi che io la monto. Cioè, io la compro e la monto, sappilo. È bellissimo. Guarda, io la butterò fuori dal mercato sta macchina. Per bellissimo. Non farmi venire voglie strane, io l'ho comprata usata e già montata, proprio per evitare di prendermi questo insulto, vedi? Che sta qui, comprata a montarsi, addirittura gli ho rimesso pure la lettoncino con cui ci correvo negli anni 90. Ma ci sta. Figurati. Ma ci sta. Sai, Bugio, Chris... guarda, io ho appena ucciso due collezionisti, cioè probabilmente Lodigiani è morto, ho sentito un altro urlo, è morto. No, Lodigiani ha preso, Lodigiani te lo dico io, ha preso corda e sgabello, te lo dico io. Ogni volta che monti qualcosa da collezionismo, un Lodigiani letteralmente esplode proprio. Ma non solo, io ho visto gente tirarli fuori dalle scatole, questi... ma rimettendole dentro spaccare cartone roba no, quindi, no. Ragazzi, no, cioè... Vabbè, no. Così non meritano neanche di respirare oppure ma ci giocava solo mio figlio ho capito però ragazza, cioè, noi boxiamo i cartoni raga cioè giusto per capirci no con scatole con protezione UV per evitare che cambino colore no cioè e pensare che con quelle mini F1 negli anni 90 quando eravamo bambini ci facevamo di quelle sfide le abbiamo disintegrate praticamente sì perché prima che cioè non, adesso non mi ricordo bene Nico mi correggerà io mi ricordo che ho avuto le F1 prima di avere le mini 4V non so se è perché allora... me l'avevano comprata prima o molto semplicemente sicuramente sì perché ciao Barbara sono nate lei prima è un'altra mini, ecco Zeppo poi le aspetta. Vabbè, ah, vero, non abbiamo le cuffie. Vabbè. E lei è un'altra da Funko Pop. Ah, sì. Ma proprio da box nel box nel box. Cioè, tipo, chiudi il box trasparente, ma al contrario di com'è la scatola, in modo che non possa entrare la certo, polvere. Così non passa la polvere. Ma ce n'ho, dov'è adesso? Gli tiri uno scappellone da parte mia, per piacere. Dicono che mi devi tirare uno scappellotto perché ho montato la mini F1. Guarda. Se lo merita, ti vuole troppo bene, Puggi, ti vuole troppo bene. ma capiterai a tiro, si spera presto anche. Qua è dentro la scatola, poi c'è la protezione trasparente in più, è in celofanata pure, il celofan rimane. È pure in celofanata la scatola, sì, mamma mia. Sì, sì, basta, cioè. Più di così. Piccolo aneddoto, ragazzi, queste ce le ho tutte anch'io. Me ne mancava una e non si trovava. E lo Zeppo me l'ha trovata e me l'ha fatta trovare davanti alla porta di casa come regalo. Sì. Quello è stato l'amico collezionista. Questa è una bella collezione. Tanta roba. Comunque, cos'è Puggio? Fa vedere. Stava chiedendo delle F1. Te, Pelo. Sì, bello anche allora, quello Puggio. Questo è allora le mini. I ragazzi sono emo, ok. Ma questo è mio. Le mini sono nate nell'82, ok. Mentre le F1, se non sbaglio, sono nate qualche anno dopo, ma non ricordo l'anno preciso. Mi viene in mente 92, ma non sono sicuro. No, a vedere. A vedere 92 modelli, sì, ma a vedere i modelli che riproducevano erano tutti dello stesso anno, quindi era il 92 perché c'era la Benetton gialla. Sì, perché in quell'anno lì hanno fatto praticamente la Japan Cup con le due piste che si intrecciavano, una con l'F1 e una con le mini. Che figa, bella cavolo, tanta roba. Ma quelle poi non sono state più tra virgolette coltivate. Non le hanno più fatte. Non ci hanno fatto più niente, perché sono belle, non cavolo. Le hanno più fatte. Sono che andate peccato. Per un po' di anni, però non le hanno più fatte. Ma poi leggevo qua dalla chat.
il problema era un problema soprattutto di passo, cioè le mini F1 sì. avevano un passo molto lungo, quindi quanto erano molto belline, quando le mettevi in pista non avevano neanche lontanamente la resa delle, diciamo, delle classiche. Poi quelli erano gli anni in cui, ecco, nasceva Aero Solitude, Neo Burning Sun. Vi porto a fare un giro, ragazzi. Scusa, sai qual è stata, Chris, il vero problema? I diritti, secondo me. Anche perché Tamiya rifà tutto, perché alla fine anche nei modelli RC fa riedizioni anche da collezione di tantissime cose. Però le mini RC, le mini F1 non le ha mai più rifatte. Tra l'altro, non vorrei sbagliare, perché non vorrei sbagliare, ma non fu mai fatta, credo, la Ferrari. No, perché non è stata fatta. C'era. C'è? È una delle più Ferrari. È una di quelle che ho visto che costano di più, assieme a quella dell'Alitalia. Vabbè, quella della tutto che ciò che batte all'Italia costa. Mamma mia. Ascolta, Puggio, adesso ti svelo un segreto. Anche i biglietti per il Giappone. Andrai a piangere nell'angolino. L'Alitalia non è nient'altro che una Ferrari bianca. Sì, sì. È una Ferrari. Sì, l'avevo visto qua. Mentre cercavo, ecco, se posso spezzare una lancia a mio favore, ma cioè nel senso, se me la pianto e me la spezzo, no. La scatola comunque era ridotta una merda, cioè, e così è rimasto, cioè nel senso non è che può migliorare, io l'ho purtroppo comprata anche perché la scatola era distrutta, cioè mi hanno detto, guarda Puggio, tu non sai le arti oscure, quella scatola lì si poteva recuperare benissimo. Le arti oscure, la scatola, te la porto. Col phon, non la scaldi, no, no, dopo vi faccio vedere, io... Voi io se fossi in testa, le scatole le scatole rovinate, perché a volte è capitato anche a me di ricevere mini con le scatole un po' danneggiate, con le pieghe o che cosa. Io mi sono preso, voi adesso riderete, ma questa è un'arte oscura tramandatomi dal buon Lodigiani. Io mi sono preso un ferro da stiro da campeggio, quelli piccoli, sì, e le stiro dall'interno e si tirano dritte. Ma dai, si tirano dritte. Sì, poi gli tiri una schicker e si sbriciolano, però intanto sono dritte come la... Vabbè, ma ci passi anche l'appretto, Nico, o no? No, no, non devono essere bagnate, sennò è caccia cartone. Era una battuta. Il Farel ci faceva vedere le foto di due Gundam. Dangun, allora. Non Gundam. Aspetta, che lo facciamo vedere. Proprio robottoni. Aspetta, che lo facciamo vedere. Dalla chat dei radio. Comunque, sì, c'era la Ferrari. Le hanno fatte tutte. Quanto avranno speso in diritti, Nico, quell'anno lì? Quanto avranno speso per rifare 7-8? Chi è che ci sta guardando dalla TV? Cassa? Grande, sì. Cassa, mitico. Quanto avranno speso per rifare cosa che non ho capito, scusami. Grandi. Per rifare 7-8 macchine di Formula 1 degli anni 90 con la Tamiya, si saranno quasi ridotti sul lastrico per pagare i diritti. Ma allora, in realtà, perché la storia delle mini è nata perché le case automobilistiche hanno dato la concessione per fare dei modelli. Ok, quindi la serie original era su commissione delle case automobilistiche. Quindi presumo, ma non ne sono certo perché non sono ancora andato a scavare questa cosa, che sia stata la stessa cosa, cioè quindi le case automobilistiche di Formula 1 hanno concesso a Tamiya di fare le riproduzioni. È un po' come avviene adesso con le Toyota. Sì, ho capito. Oh, raga, è arrivato il momento di far vedere la Subaru. La Delta purtroppo è andata un po' in mille pezzi e quindi abbiamo rimpiazzato la scocca con un'altra killer body. E i dettaglini mi piacciono particolarmente, quindi... Questa ha gli adesivi, vero Axel? Questa, sì, a tutti. Non hai gli Axel Zivi? No, allora, dovete sapere che quando era la carrozzeria l'abbiamo presa colorata e tutto, avete preso il live che facciamo vedere. E mi era venuto il dubbio alla fine, quando abbiamo cominciato a mettere tutti gli adesivi dei... cioè, cosa c'era? Lo sportello, la presa d'aria e tutto. E io dico, ma scusa, ma perché nell'altra pagina ci sono tutti gli adesivi degli sponsor? Mi guardiamo e...
ma scusa, ma gli sponsor dove sono? La grafica di questa macchina dov'è? E non c'era. Cioè, Bobo Zero? No. Ah, e quindi? Non lo so, cioè... Io... Senza licenza, forse. Ragazzi, cioè, non ho capito se era un modello, cioè era il modello... Ciao Zeppo, grazie della compagnia. Scusatemi, ma ciao, licenza. Vai tranquillo. Ciao Zeppo. Grazie, ciao. Però non abbiamo capito se era il modello della Killer Body che te lo davano magari pulito o effettivamente in quella scatola mancano gli adesivi. Non lo so. Ma è sempre Killer Body quella di Axel? Sì, solo che la sua è quella non verniciata, diciamo, quella da fare. Vabbè, ma l'adesivo è uguale. L'adesivo in prezza avrebbero dovuto metterglielo. Prova a mandare strano. Prova a mandare una mail al negoziante. No, perché è un mio amico, per dirvi, è capitato che ha comprato una carrozzeria e gli è arrivata senza alettone. Allora ha contattato il produttore, che tra l'altro era Rabitti, credo, e lui gli ha detto, no, guarda, è perché noi facciamo la stampa di una cosa e l'alettone lo stampiamo. E quindi sostanzialmente il negoziante si era dimenticato di metterlo dentro la busta. Ok. E lì, allora lì abbiamo detto, vabbè, perché giusto. Quello che ci è venuto strano, cioè all'inizio non ci abbiamo neanche fatto caso, cioè ci abbiamo fatto caso solo perché nel retro delle istruzioni c'erano effettivamente, cioè ti diceva, ok. Ha maggior ragione. Però non so se loro usano un unico foglio, cioè loro ti cacciano dentro un foglio e poi dicono, ok, c'hai gli adesivi, il retro del foglio, c'hai gli sponsor. Non lo so. Perché il resto c'era tutto perfetto, cioè nel senso, tutta la parte dei dettagli, poi vabbè, non è un problema perché alla fine non li avremmo usati, magari no, però, due o tre cose, no, però insomma, voglio dire, paghi la roba che almeno ti arriva tutto, no? Boh. Vabbè, c'è una cosa che non avrei mai fatto in vita mia, quando l'ho fatta abbiamo cercato di dargli una veste radiocomandati quantomeno nei colori, quindi ve la facevo vedere prima. Questo è come mi avete ridotto voi. Bello. guarda là che cerchietti che c'ha, guardalo, guarda roba, guarda che colore radiocomandati che abbiamo cercato di dare. Mamma mia, nero verde acido, Anzi, bellissimo. Colgo l'occasione, un ringraziamento all'amico Bela che ha questa è una partnership dove grande ha fatto Bela. Di tutto per drogarmi con sta roba e alla fine perché in corpo a tutti. Questa è una parlando di Bela, volevo stampo mafioso. Che sarebbe il jump sta roba? Sarebbe un open jump che per me che sono vengo dalla classica e dalla cosa è come l'anticristo sta roba qui, esatto. Eccoli, guardate che roba. Cioè, Bela mi ha fatto anche l'etichettina con la misura di quanto mi ha tornito le gomme. Ma quanto è preciso quell'uomo lì? Io non lo so, veramente, è una cosa fantastica. Grande Bela, grazie mille. Grande, quest'anno avrò le gomme tornite persino io, raga. Assolutamente sì, ti prendesse un cagotto ovunque tu ti trovi. No! Sai che già di mio non ho grossi problemi ad andare, quindi... No, Allora, raga, RC, volevo capire, Nico, tu ti hanno mai intrippato le RC? Allora, io da piccolo le avevo un paio di RC. Mi avevi detto una Mantua, o sbaglio? No, io avevo una Jeep Nikko, però adesso il modello mi sfugge, quella era gialla con l'alettone verde. Ah sì, qualcuno gigante, nel Telegram dico. L'aveva trovata sta cosa, mi ricordo che ne avevamo parlato. Esatto, e poi dopo di quella ho avuto, sempre della Jeep Nikko, la Blaster, quella rossa con il codone. Sì, quello alto. Ecco, quelle sono state le uniche due eccola, guarda. Che... Eccola, bravi, ecco, la mia era così, gialla con l'alettone verde però. Bellissimo, bellissimo. Ma voi ve la ricordate la Jeep Nikko, quella che sparava i razzetti? I missili. Mamma mia, la adoravo. No, poi a un certo punto mio fratello l'ha sfrantumata, purtroppo per me. Peccato. Poi ho avuto degli amici che hanno avuto delle Scoppio, che le facevano girare nel parcheggio del supermercato, sai, alla brutto proprio. Sì. A me ma lo facevano tutti,
Vabbè, esatto. Ovvio. Anche perché dove abitavo prima era un po' carente la zona di piste di RC, quindi non c'era allora possibilità. Però niente, poi quando ho ripreso le mini, dico la verità, mi piacciono di più delle RC, diciamo, in scala grande. Mi piacciono molto le mini Z, perché sono proprio piccoline, belline, eccetera. Resta il problema, e tra l'altro mi piacciono quelle da drift. Chiusa parentesi. Ma io come faccio a fare una live serie con te che fai così? Ascolta, dopo che ha drittato sui capezzoli di Guglielmo, è vero, era l'intro di un video, tra l'altro. Bellissimo. No, però appunto col problema che io con gli occhi praticamente l'accendo, la guido i primi 3 metri, poi non la vedo più. Quindi... Ah, cavolo, sì, c'è quel discorso lì che diventa problematica la cosa. Sì, 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 sì. Che anno era, Nico? Che cosa? Della Gignico. Uff, ero piccolo, avrò avuto 7 anni. Che anno sei, Nico? Dell'84. Giusto. Sette, tu... Corretto, perché io 90-91. Io che sono dell'81, okay. Nell'87 l'unico mio radiocomando fu questa. Vediamo se... Che era la Bison F10 della Gignico. Tanta roba! E ti dico che era una macchina che utilizzavo quando andavo su a casa in montagna, qui vicino a Roma, una casa in campagna, la usavo per falciare l'erba, questa quando passava strappava l'erba del prato. La miseria! Mia madre che mi tirava delle padellate dietro la testa come quella che si merita Puggio per aver montato l'F1, uguale. Ma io perché l'ho tirata fuori quella macchina? Ma io non potevo... Cioè, tipo, non bravo, so... Bravo, Axel, del mercato nero. Mi rifai lì. Ecco, via. Boh, ecco. Posso. Questa è quella che avevo io, la seconda. Bella. Una mi ricorda, c'è una mini che gli assomiglia parecchio. Sì, la cosa, come si chiama? La Ridge? La Dual Ridge. Bravo, la Dual Ridge, bravo, quella lì. Quella lì, sì, sì. La Dual Ridge di Beautiful. Mettete paura. Ci eravamo messi d'accordo, perché così fa sembrare che anche io ne so, capito? Così. Oh, non c'avevo caldo, è stata a far sudà. bellissimo. E invece la mia prima, sì, è stata una Gignico per forza, perché in quel periodo andavano quelle. Sì. Cioè, era quella che tirava i razzetti. Io sono un 89, quindi sono un po' più piccolino, e secondo me avrò avuto... 7-8 anni, credo, una cosa del genere. Appena mio fratello è diventato, tra virgolette, senziente, ha fatto praticamente così nel cassettino che si apriva per tirare i missili, ha fatto così. L'ha letteralmente sbragato. Lui non ne ha memoria. Io sì, perché sì. Quel giorno ho imparato a dire determinate parole. Coinciso proprio. Adesso tira il microfono di Puggio. Non adesso, più sì. Adesso. Se ci stai seguendo, bro, io non me la scordo sta cosa. Colette gli regaliamo la stessa Gignico. Guarda che l'avevano rifatta che ero piccolo io, tipo che avrò avuto 6-7 anni. Sì. Quella lì della Gignico con i razzetti, e in combo avevano fatto una delle mie prime macchine radiocomandate, che era la Super Zoom, non so se ve la ricordate. No, come grosso tipo da Monster Truck, e il cupolotto sopra che era mezza luna, fai conto. Sì. Di conseguenza andava tipo car armato, cioè non aveva lo sterzo ma aveva le ruote che andavano a due. E la cosa bellina era che se la scapottavi giù per le scale o robe varie non si faceva nulla, quindi la lanciavo giù per i pianerottoli di casa. Eccola, bellissima. Grande amore, ce l'ho ancora da parte. Come Roll Cage, ve lo ricordate? Roll Cage, il videogioco per la PlayStation 1. Sì. Come no, quello no. È tanta roba. Sì. Che io per anni nella testa ho cercato di progettare una macchina radiocomandata che funzionasse come una di quelle di Roll Cage, però all'epoca non avevo ancora i mezzi che ci sono adesso. Sarebbe fattibile. All'epoca diventavo matto a cercare di pensare come poter modificare la mia, poi ho lasciato perdere. Nuovo progetto open.
adesso mi presento con ma noi continuiamo ogni tanto a tirare fuori questa cosa. Avete mai visto Robo Wars? Sì, sì. Così. Cioè, secondo me al giorno d'oggi non sarebbe così complicato, eh? Cioè, sarebbe un accrocco di motori e servi, radiocomando con tanti canali, fine, no? A parte che lo fanno ancora. Perché sì, no, no. Adesso ma tipo una radiocomandati Battleground Robo Wars, no? Cioè, proprio sfida aperta, si costruiscono i robottoni e si distruggono. Sarebbe bello. Ma guarda che le strade sarebbero tante. Adesso non per ricitare nuovamente, anche se andrebbe citato di continuo. Se vedi anche sul libro di Nico, c'è una parte interessantissima dove fa vedere come i bambini si sono inventati dei modi alternativi per giocare con le macchine, no? Sì. Quindi facevano i percorsi, li facevano andare nei tubi e tutto. Quindi, allora, quella dei tubi mi è rimasta impressa. È bellissima l'idea. Sì, sì. Sì, ma perché lì tu, è quello che noi ci diciamo ogni tanto quando i bambini portano quella destrutturazione al mondo degli adulti e ti proiettano completamente in giochi che tu dici ma non si può fare, e lui ti guarda come per dire sta scritto, cioè, faccio quello che mi pare, perché no? È giusto che sia così. Esatto, esatto. Sì, no, comunque con tutta la roba tecnologica che c'è oggi e con un paio di chip presi tra lì e roba varia, secondo me Robo Wars si potrebbe tranquillamente riproporre, sì, magari in una veste, sì, ecco, sì, magari meno con le seghe circolari, però comunque qualcosa si potrebbe fare, ecco. Un saluto a Ipnodisc, il mio preferito. Anche a Sarkillalot, che per anni ha distrutto tutti. Madonna. Ricordiamolo, ecco. Pesava una quintalata e faceva solo così. E distruggeva la chiunque, oh, bellissimo. Ma a proposito, bellissimo. Di Fan Cup, ma il cambio corsia di quest'anno, quello che ho visto lì, il... sì, ah, ho visto il reel oggi. E tipo la tua macchina comincia a rimbalzare lì dentro e un giorno esce. Ma... cioè, speri... allora, attenzione, fermi. Ma è quello a corsia larga? Sì. Fa tutto... Madonna. Fermi tutti, quella l'ha portata Jerry Scotti. Dalla trasmissione, quella che cadevano le palline nella cosa. Lì secondo me c'è il copyright Jerry Scotti, ve lo dico. Allora ti fantastico. Dico, ma io di tutte le Japan Cup, guardando anche il libro di Nico, ci sono sempre delle cose che dici ok, sono fuori da uno standard che noi ci immaginiamo, ma sono belle. Io ti giuro, c'erano gli slow motion di quest'anno, vedevi ste macchine che arrivavano. L'ho visto anch'io, bellissimo. Ti fermavano e ti... Vediamo se Puggio è un attento osservatore. Tu non l'hai mica già visto una cosa del genere nel libro? Un cambio del genere? Cioè, ma non era così violenta. Adesso te la vado a ricercare. Perché è visto. Quello, ma è modificato. Aspetta, te lo vado a riprendere, perché... tra l'altro sono le parti più belle, secondo me. 1999. 90, vedi? Odissea nello spazio. Ah, no. Detta così, sembra un po'... Tra l'altro ho visto proprio oggi un video in pausa pranzo su Instagram di una manche su quella pista lì, in cui se le macchine si sbarrellavano sul free track, le rimettevano dritte, cioè quindi non uscivi neanche dalla manche, no, no. Ti rimettevano dritto. Sì, beh, tanto farei un tempo che ciao, sì, però è assurdo, quello a fare lì è assurdo. Però questo qua è molto più dolce, cioè ti accompagna, quello non ti accompagnava, aveva proprio... due parti così, ma io... Ma bastardo, quello lì in uscita dal cambio corsia aveva una coppa che ti sbatteva la macchina tutta a sinistra, tant'è vero che ne vedevi tante che con evidentemente una gomma più liscia, quindi con meno attrito, oggi abbiamo parlato già di elicotteri, vero? Vabbè, ok. Partivano, sì, a livello elicottero e andavano via. Io credo che più assurdo di quello c'è solo quel video che gira su YouTube che hanno fatto mezza pista all'asciutto e mezza che si immerge nello stagno. Sì, ovviamente non era nulla di ufficiale, era un gruppo di scureggioni ubriachi che non sapevano più. Ma Chris, quello per citare un tuo compaesano è una cafonata, cioè quella è una sfaciolata di quelle di prima categoria, sfaciolata. Cioè, con le carpe che gli giravano nel laghetto, era una cosa non si può vedere.
Come caspita gli vengono queste idee? Ho visto, ma tu lo sai che me lo sono visto, perché comunque c'erano dei pezzi fichissimi. Oh. Vedevi delle auto che praticamente sull'asciutto non si muovevano e sott'acqua sembravano l'Ottobre Rosso, capito? Partivano proprio... Che poi tra, poi, cioè, tra virgolette li stai rodando facendo così, no? Un pezzo a secco, un pezzo... È petrolio. È una piscina di petrolio. Esatto. Vabbè, è tipo i boccetti che usavo io all'inizio. Alla fine. I pappettini della plasma. No, no, prima ancora, usavo i boccettoni grossi. Ah, che Nico mi... Sì, sì. E Nico mi fa, ma cosa stai facendo? Ha postato un video con una bacinella di petrolio, un container di petrolio. Sì, sì, sì. Il motore. È dentro il motorino così. Bacinella così. Vedeva mezzo braccio di Ale, i tubi... era calato nel secchio, capito? Ah. Detto, I tubi di Ciao Darwin. Dico, alla fine questo cambio corsa di quest'anno non mi è piaciuto. Cioè, ho detto... Questo era molto... cioè, non avevi un modo per poterlo controllare veramente. Cioè, era un... Spero che ci rimbalzi dentro. Ma allora, Ale, tu prima hai detto come gli vengono in mente certe robe. Ricordiamo che questi qua, i Japan, facevano le piste con i soffiatori dell'aria dentro. O col nastro trasportatore. Cioè, non so che se rende l'idea. Sì. Che roba, infatti anche Tony dice: nel mondo mini sapevate che in certe parti dell'Indonesia per fare le corse delle mini fanno le corsie di pista scavate per terra? Se non c'hai la pista, giustamente arrangi alla fine. E diciamo che non la puoi fare come la pista delle biglie che facevi sulla spiaggia, se no quando hai finito c'hai due chiappe che sei un babbuino della... però insomma qualcosa in qualche modo se le portano a casa, immagino. Ma invece a tema RC, tipo pelo, tu hai mai visto nei tuoi mille viaggi, nelle tue mille gare, qualcosa di veramente strano? Perché vabbè, sì, una pista strana. Esatto, cioè una pista strana. Una pista strana no, però io mi ricordo che c'era un signore che quando ero bambino andavo, perché mio papà faceva gli aeroplani. O vincolati o radiocomandati, quindi quando avevo le macchinine, però lui cercava sempre di portarmi verso gli aeroplani. Ormai purtroppo, come si dice, si è arreso e quindi adesso mi fa da meccanico con le macchine, però a lui solo aerei, e c'era uno che aveva fatto un tagliaerba volante, tipo. Oh, l'ho visto quello del video, no. Questo tagliaerba che prende il volo. No, ma quello, allora, quello è moderno, quindi di spugna e roba. Io parlo di avevo 6 anni. Questo era un tipo che faceva ste robe, faceva tipo la strega. Cos'era? Era un aereo, praticamente era un'ala rettangolare, no? Che aveva il profilato di una strega. Ok. E quando faceva volare sparava tipo i razzi, no? Ma è bellissimo! Solo che non c'erano i motori elettrici di adesso. C'era quello che aveva un 80cc a benzina. Poini! Con un'elica grande così, che questa strega con la sciarpa che faceva il rumore di una cagiva micro. Cioè, peggio veramente di un drone da guerra, una cosa del genere. Scarico da proprio. Sì, sì. C'erano le sirene antiaereo con quella roba. Mamma mia, che roba! Bellissimo. Invece di piste strane, no, in realtà no, perché alla fine sapete, le piste per le macchinine RC sono sempre state fatte con l'ottica della gara, e quindi nonostante i giapponesi appunto cerchino di mantenere anche il livello gioco facendo le cose tipo le piste oppure loro cosa fanno i giapponesi? Fanno le gare tipo con i Willy King della Tamiya, che sono tipo i Monster Truck, quelli con la carrozzeria gialla. Le Wild. Sì, dove fanno, bravo, i Wild Willy, che è lo stesso telaio, che praticamente tu devi fare delle parti del circuito, devi fare impennando di regolamento. Capito? Loro fanno ste gare qua così, ma gente che hanno 70 iscritti, capito? Gente che tipo che ci va, il campione nazionale di RC,
a fare le penne e tutti gli altri muti. Prima vince le gare con la modificata e poi va lì e fa le, vanno a impennare, perché loro, i giapponesi, fanno così. Invece il discorso Europa-America dell'RC è rimasto sempre molto improntato sulla, sì, si dice, sulla, sul discorso racing, anche perché erano nate così. Dicevate prima delle Jignico, effettivamente quelle macchine lì erano quasi delle macchine RC, perché sia prestazionalmente che anche a livello di controllo erano molto simili a delle macchine radiocomandate. Io facevo il bullo perché io, la mia era una macchina radiocomandata vera, e quindi bullizzavo un po' i miei amici. Tu eri la mia, quello era che nella compagnia con gli scooter arrivavi con la moto. Esatto. Era comunque il 50, però io ho la moto, te no, c'è la scooter, io la moto. Marce. E io arrivavo, che pur la mia era una roba, vediamo, ho tirato fuori una foto, era una roba tipo vetusta che metà basta, cioè era una cosa così, la mia prima RC. Vabbè. Era vera. Si chiamava, si chiamava Coyote. Un nome, un programma, insomma. Era... Guarda il Coyote che corre, guarda. Poi figurati in Veneto. L'ha detto lui. Figurati in Veneto. Ma a proposito, tanto mi è venuto in mente vedendo quella foto che mi ha ricordato, ma voi lo sapete che in ambito videoludico esisteva, perché ero piccolo, Revolt. Allora, a parte Revolt, che è uno dei giochi più belli del mondo, e quando avevi la macchinina retrocarica, quella che si caricava sopra, era bellissimo, che facevi il coso tipo 50 macchinine, sì, che si distrugge, che era difficilissimo, era bellissimo, tra l'altro. A parte Revolt, in realtà esiste un simulatore, diciamo. Ah. Si chiamava Big Skull Racing. Sì, è vero. Che avevi tipo... cioè, era simulatore, nel senso, aveva tre piste, una roba del genere, ma aveva anche, tra le varie visuali, perché se cerchi su YouTube adesso si vedono solo gente che ci gioca normale, quindi con la visuale da dietro, che vedi la macchina, sì, da dietro. In realtà aveva anche la visuale dal palco. Sì. Vabbè, ciao. E io lo usavo da piccolo, mi ricordo. Mio fratello mi metteva lì e mi diceva, toh, giocaci, per allenarmi col fatto, quando ero piccolo, per ricordarmi, cioè sinistra, destra, quando ti viene incontro una macchina, cioè guidarla dal palco, per evitare di distruggere il TL01. Sei stato addestrato da piccolo, Puggio. Sì, mi hanno... io correvo con i simulatori prima di quelli da Formula 1. Ma pensa che dopo, effettivamente, 10-15 anni dopo, questi giochi qui hanno sviluppato VRC, che è scritto con la V, che è Virtual RC, dove tu compri l'adattatore, ci attacchi la radio e giochi o col joystick o col radio. Ma ti dico, io ci ho giocato e, cioè, oddio, non è la stessa cosa, però è molto simile, ma molto, molto, molto simile. Tanta roba. Ci ho fatto un po' di pratica per il fuoristrada, perché io col fuoristrada sono negato. Ho fatto adesso un po' di pratica con i salti. Vabbè, adesso non per citare, ovviamente, perché poi, insomma, è stato un evento anche che purtroppo è costato la vita a qualcuno, ma se tu guardi quel sottomarino che si sono persi lì nell'oceano, che era guidato con un joypad della PlayStation. Della, cioè, Logitech. Della logica, e poi la gente che dice, ah, era un controller dell'Xbox, piano, è un controller Logitech e avrà almeno 30 anni, perché io ce l'avevo ed era quello tipo PlayStation 2, cioè, sì, 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 è proprio classico, che va a USB con tutti sì, i sistemi operativi ormai, cioè è stato usato tipo... perché sono quelli che vanno plug and play, sì, che di peggio c'era solo quello della Trust, te lo ricordi? Io l'avevo, ce l'ho ancora, l'ho comprato solo perché era uno sponsor della Minardi nel 2001. Tra l'altro, sai che la Trust, riferimenti di un certo tipo, vicino a dove lavoro io, un giorno passo, c'è il bandierone della Trust, e tu hai Trust come i videogiochi, poi guardo Trust Gaming, sono quelli. Ma sono loro. Allora, okay, raga, abbiamo fatto una seratina bella scialla, il barettino, sì, in chiacchierata. Però... io vi volevo immensamente ringraziare tutti, ma abbiamo, diciamo,
lo sapete, no? Indicativamente alle 11 chiudiamo, poi vogliamo far andare anche a Ninna Nico, che ci ha concesso un po' del suo tempo e sappiamo, sì, che domattina si alza. Io mi aspettavo qualcuno in chat, che io avevo preparato delle cose. Anche io. E invece, grande delusione. E invece niente, la community di Radio Comandati è così pulita, così bella, così carina e coccolosa, che gli hater non ci sono più. Ma guarda un po'. Ma tanto io lo so che guarderanno, quindi... Citazionismo qua, eh? Sì, 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 sì. C'è del citazionismo, un po', sì. Vabbè. Del virgolettismo. Li conosco i miei polli. Esatto. Bene, 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 raga. Allora, cosa possiamo dire? Grazie mille a tutti, raga. È stata una bellissima serata di chiacchiere e di compagnia. Questa settimana uscirà il video di domenica, che sarà molto molto carino, così ve lo vedete. Che altro vi devo dire? No, nient'altro. Ci stiamo cercando per organizzarci per fare sta benedetta radunino rally, per trovarci e correre un po' insieme. Capiamo, organizziamo. Cri, questo è per te. Io dal 12 agosto fino a quasi la fine di agosto sto giù, quindi ci becchiamo per forza. Non so da che lato è una minaccia, però. Allora, io quello che devo capire, Cri, è se il mio valigione delle Mini 4WD entra in macchina. Entra pure da Gianni, guarda. Per quello, ecco. Guarda, il problema è che se entra da Gianni poi non ci esce più, non ci esce più voi. No, tra l'altro adesso, se vuoi, ti do anche la news. Abbiamo occupato tutti e due i spazi. Quindi abbiamo fisse montate giù, jump e o classico speed. Abbiamo tra l'altro adesso giù, e devo dire la verità, con immenso piacere abbiamo visto che si è veramente tanto popolato di un sacco di nuovi racer. Dai. Sì, anche gente che aveva smesso da anni ha ricominciato. Che bello. Sì, sempre bello. A riportare un pochettino su, dando, ecco, questa ulteriore opzione. Poi sapete che Gianni è un parco giochi tra RC, tra pista, tra fuori pista, tra radiocomandi dei 4x4, drift, mini Z. Ci manca la piscina, ma stiamo provvedendo a breve per e vai con motoscafi, mica per fare il bagno, ci pensavo per i motoscafi. Assolutamente sì. Ah, scusate, prima che mi scordo, sempre ci abbiamo quel nostro sempre piccolo fan di 9 anni, Alessio. Gli mando ciao, un bacio, Alessio. grande ciao, ciao piccolino. Sì, che tra l'altro oggi è andato col papà giù da Gianni, ha scroccato un aereo, ecco, in questo caso era un aereo, Pelo, mi raccomando, tra un po' te lo passiamo tra le tue grinfie. Sì. Molto bene. I venditori di risparmi crescono, assolutamente. giusto così. E quindi va quando bene. Sei giù non ti preoccupare, che è roba da fare col secchio, visto, a parte il secchio quello dove rodi, così, cioè, ecco, quello lì. Quello per la bile me lo farò prestare, dai, nel caso. Esatto, quello è specifico, cioè le paretie rinforzate. Esatto. Ragazzuoli, addio piacendo. Dai. Buonanotte. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao belli. Ciao. Buon modellismo a tutti. State preoccupati. State a court.